Ciao a tutti, benvenuti su Info Flash. Anche a voi è andata via la luce ieri? A me è successo mentre preparavo la cena. Va bene. En una ciudad ardiente de desafío la luz se acababa de fuego. Once more. Nuevos episodios los miércoles a las 10. Solo en WNS. Cazzo, un altro bug del...
Mi hai salvato il culo. Non potrò mai ringraziarti abbastanza. Se fossi in te non mi fermerei qui a lungo. La sesta strada starà cercando questo splendore ovunque. Lascio subito la città. Come diceva sempre mio zio Estevez, se devi scegliere tra un'auto e salvare il culo a qualcun altro, scegli sempre l'auto. Almeno sarai sicuro che l'auto non ti tradirà. Le persone, invece. Eccellente. L'auto ha raggiunto il suo proprietario. E ora i soldi raggiungeranno te. Le buone azioni danno sempre i loro frutti. Chiudo il contratto. Alla prossima. River. Ehi, mi serve il tuo aiuto. Sembrerebbe. Che è successo? Non parliamone via, Odo. Dobbiamo vederci. Dimmi dove e quando. Glenn, stanotte. Ti mando i dettagli. Ce la fai? Ci provo. Grazie, V. A dopo.
Peter. Ci vediamo. E salutami tua sorella. Che cosa vedi? Di che si tratta? No, non via oro. Passa di qui e ti spiegherò tutto. Ci penso io, Jefferson, non preoccuparti. Ottimo, ci vediamo qui allora. Ricordi dov'è? Certo, arrivo subito.
Ehi, Vi. Entra. La pizza si raffredda. Siamo in cucina. Sei qui, bene. Siediti. Lei è Roxanne. Lavora al Clouds da più tempo di tutti noi. Ciao. Ehi, piacere. Quando ho sentito quello che hai fatto al Clouds, mi sono troppo pentita di essermelo perso. Mangia la pizza gratis e poi andiamocene di qui, ok? Ehi, come va? Tutto ok, direi, ma triste come non mai. Sei qui perché vuoi vendicarti per quello che le è successo? Quello di sicuro. Ma vorrei anche avere un lavoro normale, sai, niente più paura né lacrime. La puzza di cadavere non se ne andrà mai. Tu ammazzi un sacco di gente, hai un segreto. Allora, qual è il piano? Interessa anche a me la risposta. Ho modificato il chip comportamentale. Può dare a qualsiasi doll un sistema di riflessi motorio. In altre parole, fa muovere e combattere una doll come un solitario professionista. Interessante, no? Quello che si impara sintonizzando orgasmi finti per le mox. Ti spiace uscire? Non si fuma qui. Farai cambiare aria? Ok, vado alla finestra. Il corpo reagisce come se eseguisse una serie di movimenti imparata a menadito. L'abbiamo già testato su Tom. Gli impulsi del chip sostituiscono i riflessi naturali, perciò è come se l'utente fosse vittima di cyberpsicosi. È praticamente la stessa cosa di quando ci attiviamo per i clienti. Una tecnologia che ha solo pro e nessun contro. Non me la bevo. Che effetti collaterali ci sono? La modalità di combattimento si attiva automaticamente in presenza di una minaccia e non c'è modo di disattivarla. Non ho trovato altre soluzioni. E basta? Non lo so. L'unico modo per saperlo sarebbe eseguire test su una serie di soggetti per mesi. C'è anche un problema etico. Potresti ammazzare qualcuno senza ricordartelo. I solitari non eseguono dei semplici movimenti. Elaborano informazioni in frazioni di secondo. Logistica, processi decisionali. È il risultato di anni di pratica. Dubito che il tuo chip possa compensare tutto ciò. Probabilmente hai ragione, ma non vedo altro modo. L'alternativa è un allenamento intensivo, ma non c'è tempo. Come ti è venuto in mente? Da come funziona il chip comportamentale al Clouds? Mi è sempre sembrato che fossero facili da modificare. È strano che l'idea non mi sia venuta appena siamo entrati nell'ufficio di Maiko. Sei fortunata con tutte le telecamere e i microfoni che ci sono nel Clouds. I Tiger Claws staccherebbero i chip alle doll con il cacciavite piuttosto che rischiare una cosa del genere. Ok, devo vederlo per crederci. Finalmente qualcuno l'ha detto. Tom? Ho estrapolato la sequenza da un virtù di Kung Fu. Lo ammetto, niente male. Certo, per la piazza del mercato di Kabuki. No, prima di parlare seriamente d'affari, voglio vedere qualcosa di concreto. L'hai appena visto. Ho visto un trucchetto da bar. Voglio vederlo combattere. Abbiamo un'esperta di combattimento tra noi. Voglio vedere come Tommy se la cava con lei. Vi? Basta che non distruggiate tutto. Mi piace qui. Dacci dentro. Ma che... Tutto a posto? Stai bene? Guarda che roba! Hai visto?
Devo fare un po' di cardio. Ottimo lavoro, Judy. Hai superato te stessa. Se decidessi di venderlo, saresti la Judy più ricca degli NUSA. Il mondo è già pieno di macchine da guerra. Non voglio crearne di nuove. Quando avremo finito, ridurrò in polvere i chip. Vi? Se hai qualcosa da dire, dillo subito. Chi? Io? Questa è la mia faccia colpita. Contenta? Lo sono di rado, ma ho la prova che funziona. Ok, facciamolo. Abbiamo un esercito di 3 picchiatori e una tecnica. E adesso? Le guardie e i Tiger Claws li mettiamo sotto senza problemi. Li stendiamo, disarmiamo o accompagniamo fuori. Il Klaus sarà nostro. Ai boss invece diamo un ultimatum. Una fetta del ricavato se accettano di non farsi più rivedere al club e di non avere più voce in capitolo nella gestione. Come pensavo, un piano folle e abbozzato. Non vedi a un palmo dal tuo naso. Eliminare la sicurezza non servirà a nulla. I Claws manderanno altri uomini. È Hiromi Sato l'uomo a cui bisogna arrivare. Dove troviamo questo Hiromi? Al suo appartamento. Nella mega torre H8, ultimo piano, l'attico. Non esce quasi mai dalla sua casa di cristallo. Ma io troverò il modo di entrarci. Non sarebbe meglio tendergli un'imboscata per strada? Tipo mentre si fa un hot dog o piscia in un vicolo? Perché fare irruzione in un attico, che probabilmente sarà anche pieno di guardie? Hiromi non va da nessuna parte senza sicurezza, perciò uno non fa differenza. Due è una dimostrazione di forza. Gli facciamo vedere di cosa siamo capaci. Che è molto meglio di un'aggressione per strada. Allora, Vi, Tom, Roxy, avete deciso? Io devo pensarci. Ecco, non ho mai ammazzato nessuno. Io ci sto alla grande. Vi? Non dirmi che ci stai pensando seriamente, eh? Rischiare la tua preziosa vita per un branco di puttane. Conta su di me, Judy. Ti ho già detto che ti avrei aiutato, no? Grazie, Vi. Risparmia la gratitudine per dopo. Organizzo l'incontro e vi faccio sapere. Mi servono un paio di giorni. Buon divertimento! Aspetta, Maiko. Ce lo dai un passaggio? Solo se state in silenzio. Mi sta venendo il mal di testa. Merda. Ho paura, Vi. A proposito di gratitudine, capisco che quello che ti sto chiedendo di solito è a pagamento. So che vuoi darmi una mano, ma sono felice di pagarti la tariffa completa. Mi sembra più che giusto. Judy, sul serio? No, non se ne parla. Silenzio. Vi, stai bene? Vi, non mi sembri in forma. Ok. Ok, sto bene. Va meglio. Oh cazzo, Vi. Che succede? Stai male? Ricordi il colpo per cui ci ha ingaggiato Evelyn? Il relic che dovevo rubare? Come faccio a dimenticare una cosa del genere? Il biochip. Beh, per farla breve, c'era dentro un engramma di Johnny Silverhand che sta sovrascrivendo la mia mente. Parli sul serio? Vorrei non fosse così. Cazzo. E c'è qualcosa che puoi fare? Posso sperarlo. È tardi. Sei stanca. Puoi dormire sul divano se vuoi. Va bene. Grazie mille. Non ti preoccupare. Mi casa è tua casa. Oh.
Bene, bene, bene. La collezione di Bushido, in formato BD. I primi tre sono roba da collezionismo ormai. Oh, interessante. Sembra un cazzo di museo d'antiquariato. In tal caso dovresti sentirti a casa. La ragazza ha buon gusto, tranne che per una cosa. E sarebbe? Il modo in cui ti guarda. Non fingere di non averlo notato. Ti scioglie quel tuo cuoricino, lo sento. Non sapevo che si occupasse di robotica. Ah, questo sì che è una figata. Credi che sia il suo modo per rilassarsi? Dopo una dura giornata di sintonizzazione di video hardcore, non mi stupirebbe. A qualcuno piace bagnarsi i piedi. Non serve un esperto, è un equipaggiamento serio. Chi l'avrebbe detto? Primus Future. Electropunk. Preferisco vomitare dalle orecchie. Thank you.
Sto cercando dei vestiti carini. Niente di pacchiano. Ti troveremo subito qualcosa di elegante. Attenzione! Allora, vogliamo parlare di ieri? È tutto nel rapporto. Oh, l'ho letto. Sembra che ci sia scritto che ti ho portato via da lì a forza. Sì, non importa. Tanto non è che quel cyber è sicuro. Notiziario internazionale di MG. Novità? Ah, prima che me ne dimentichi, mi ha chiamato una signora, Elizabeth qualcosa. Ha detto di avere del lavoro per un esperto di Virtu. Le ho detto di farti uno squillo. Grazie per aver pensato a me. Ma figurati, spero solo che ne valga la pena. Come lavoro è stato interessante. Spero anche per il tuo ospite. A parte quello, tutto bene? Ma sì, come al solito. Preferisco che mi parli di te. Aspetta, non andare. È stato bello sentirci. Chiama quando vuoi. Io sono qui. Non è poi tanto male qui. Che cosa hai da vendere? Solo roba di qualità.